bisogna chiedere a lui che significa strana, non ho idea, non lo so. È strana. Loro hanno fatto un campionato eccezionale, hanno fatto un campionato dove hanno battuto ogni record, dove probabilmente continueranno a battere ulteriori record, leggendo quello che hanno detto. Bisogna anche dire che tutto quello che hanno in questo momento se lo sono meritati. Non hanno mai avuto un cedimento, non hanno mai avuto un problema, non hanno mai avuto uno scollamento. Bisogna fare complimenti anche a come ha gestito il gruppo Lucarelli, un gruppo importante, nessun lamento, non è mai venuto fuori una lamentela da parte di nessuno. Vuol dire che sono stati gestiti alla grande da Cristiano, bisogna fargli complimenti. È inutile, quando una squadra vince con tutti quei punti di vantaggio che in questo momento ha su di noi, perché hanno vinto, è inutile che stiamo qui a parlare, bisogna solo sapere fargli complimenti, perché non è mai facile vincere un campionato, non è mai facile primeggiare come hanno fatto loro. Con questi punti di stacco qui, insomma, al di là del fatto che alcune squadre hanno avuto i problemi, fra cui noi, però le altre, sì, un caso, due casi, noi, quando noi ci mettiamo di buzzo buono sui casi, noi abbondiamo sempre, perciò. Buongiorno mister. Buongiorno. Giustamente la sua analisi è perfetta, quindi direi che è un match che vede l'Avellino mettere in campo, al di là di quello che potrebbe definirsi una vendetta sportiva, tra virgolette, considerando come è finita l'andata, tempo scaduto, gol di Lavarone, dell'ex, un po' di polemica e tutto il resto, ma anche l'orgoglio e la consapevolezza e la conferma di essere una grande squadra, non a caso seconda dietro la Ternana. Ma a me sarebbe piaciuto sempre affrontare la Ternana al completo, purtroppo per un motivo o per un altro, ma non per chissà quale motivo, perché confrontarsi con una squadra così forte secondo me fa crescere anche ragazzi, come lo è stato anche dopo la partita d'andata, perché anche lì abbiamo giocato contro una grande squadra, abbiamo perso sì al 90esimo, però hai tratto delle conclusioni sulla tua forza, cioè nel senso che abbiamo fatto una buona gara, ci ha dato fiducia e poi abbiamo fatto il campionato che stiamo facendo e che ancora non è finito per noi. Noi dobbiamo consolidare la nostra posizione, se ci riusciamo abbiamo fatto qualcosa di importante, perciò vediamo. Salve. Parole, immagino, intuisco che la situazione dei tre giocatori positivi non si sia sbloccata, anche se magari adesso mi accenderà che insomma, deve essere la società a comunicare, eccetera, però fino ad ora non ho detto niente. Se ci vuol dire qualcosa nel caso riguardo questa situazione, anche no. No, anche perché si lega un po' alla gestione, perché noi abbiamo visto che senza molti cambi facciamo un po' di fatica proprio per il discorso del dispendio di energia, e poi c'è anche, visto che ci troviamo di fronte a due partite fondamentali, diciamo quella forse più fondamentale, se possiamo usare questa termine, è quella con il Bari tra 9 giorni, e c'è questa spada di Damocle delle diffide che potrebbero influire per una partita importante come quella che la prossima qui in casa. Purtroppo, al di là del fatto che non vi possa aiutare sul fatto dei positivi o non positivi, perché onestamente non so niente nemmeno io, non so nemmeno se sa qualcosa il direttore, perché sicuramente un ulteriore controllo gli verrà fatto, però bisogna vedere quando ci risponderanno, se saranno ancora positivi, negativi, questo non lo possiamo sapere in questo momento. Poi per quanto riguarda i diffidati, non siamo nelle condizioni di poter dire tengo fermo Tizio, Caio e Sempronio perché sono diffidati, perché c'è un'altra partita, perché in questo momento facciamo fatica, stiamo facendo fatica a preparare anche la partita, figurati se mi posso permettere il lusso di tenere fermi determinate persone. Purtroppo è così. Mister, buongiorno. Buongiorno. A leggere la classifica, soprattutto quella del girone di ritorno,
si capisce che insomma a Liberati dopodomani andrà in scena una gara tutto sommato anche equilibrata a vedere i numeri, perché praticamente si affronteranno due squadre che hanno fatto 32 punti entrambe nel girone di ritorno, con 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, cioè un ruolino assolutamente identico. La logica della classifica vorrebbe che da questa sfida dovrebbe derivare, anche attesi i reciproci obiettivi, un pareggio. Però insomma, ma lei firmerebbe per un pareggio? Onestamente? Sì, onestamente sì, perché io sono di solito una persona molto, molto umile, molto pratica. Noi andiamo a far visita alla squadra che ha dimostrato di essere più forte di tutti, e chi è che non firma per un pareggio? È chiaro che la partita va giocata, è chiaro che noi, se vogliamo far risultato contro la Ternana, dobbiamo fare una grande partita sotto tanti aspetti, sino è altrettanto chiaro che perdiamo, perché le qualità di questi avversari non li scopro certo io, l'ha scoperto tutto il campionato, dove è stato dominato dall'inizio e dalla fine da questa squadra. Al di là del fatto che noi nel girone di ritorno abbiamo fatto benissimo, almeno fino adesso, però stavamo anche andando bene il girone d'andata all'inizio, prima che c'entrasse dentro tutti i problemi che abbiamo avuto tra Covid e altre cose. Perciò bisogna prendere atto che questo è un campionato un po' particolare, dove la forza della Ternana è venuta fuori in tutte le sue componenti. E io parlo non solo calcisti, parlo di hanno saputo anche gestire un sacco di situazioni bene. Non per niente prima ho fatto complimenti anche a Lucarelli per come ha gestito un gruppo importante. Io vedevo non gioca Mammarella, gioca Frascatore, non gioca Frascatore, gioca Salzano, ha sempre ruotato i giocatori, ha sempre dato importanza a tutti e i risultati sono sempre stati importanti. Vuol dire che all'interno di questo gruppo c'è una grande coesione, che poi la differenza in termini di gol gliel'ha fatta Partipiglio, gliel'ha fatta Falletti, questo è altrettanto evidente, sono giocatori che molto probabilmente in questa categoria non c'entrano assolutamente niente. Bisogna fargli complimenti e prepararci bene, perché se vogliamo fare risultato dobbiamo fare una grande partita. Tutto qui. Mi sento due domande. La prima sugli attaccanti, insomma, la rinascita di Manero segnava 13 gol dal 2011-2016 a Bari, ora ne ha fatti 10, considerando che ci stanno i playoff, è un ottimo risultato. Le volevo chiedere quanto si sente contento, anche perché penso che se Manero è venuto alla vedere anche per mezzo di Braglia, e lei ha saputo, è una mia opinione personale, e ha saputo anche stimolarlo, criticarlo, stimolarlo molto. E anche una battuta su Santarino e Pella, soprattutto su Santarino, che secondo me pure avendo avuto il sacrificio e fondamentale per questa squadra, e su Pella. E poi le volevo chiedere sul consiglio direttivo, credo che a menudo arriverà l'ufficialità sulla l'ultima di campionato che è slitta, non si sa se slitteranno meno le occhi, questo che può voler dire secondo me. Allora, su Maniero mi è stato detto che c'era la possibilità dal direttore, perciò io non c'entro assolutamente niente. Che siamo contenti di Maniero è evidente oltre che il fatto dei gol, anche di come si è posta all'interno di questo gruppo, che in poche parole fra lui, Ciance e altri fanno il capobanda, dove fanno più casino che altro, ma nel senso buono delle cose, gli piace molto ridere e scherzare. Però forse era quello che serviva a Maniero, un gruppo che l'accogliesse bene, un gruppo che gli facesse sentire che gli vuole bene. Poi io non posso usare solo la carota con Maniero. Maniero è un ragazzo un po' particolare, un ragazzo che come gli dà la carota poi gli deve dare una bastonata, perché sennò si rilassa e noi non ce lo possiamo permettere. Riccardo, ragazzo di cuore, però se capisse almeno negli ultimi anni quello che si gioca anche lui giorno per giorno, ci darebbe una grande mano ancora di più. Santaniello è un generoso, Santaniello, quello che gli rimprovera Santaniello è che se gli chiedi di giocare a sinistra per tutta la partita lui ti ci sta mezz'ora e poi dopo fa mezz'ora a destra e te devi far uscire un altro. Fella è un giocatore forte, Fella, nessuno scopre Fella, Fella l'anno scorso è stato il capocannoniere.
non gli posso cambiare il carattere io a Fella. Fella è un tipo un po' particolare, l'ho già detto altre volte, però è un ragazzo buono, un ragazzo generoso, non ha mai fatto una polemica, giocatore forte, come giocatore forte quello che in questo momento qui non abbiamo, che è Bernardotto. Cioè io sono contento di tutti e vado avanti per la mia strada. Questo quando ci sarà, che ci diranno che va avanti ancora ad una settimana, ci leveranno in l'infrasettimanale probabilmente e giocheremo. Che dobbiamo fare? Purtroppo c'è un sacco di squadre che hanno avuto problemi. Anche noi abbiamo voluto giocare a Catania, ma potevamo anche non giocarci. Però sono tutti segni di poi, è giusto che recuperino le partite, è giusto che il campionato finisca regolarmente, è giusto che dopo poi ci giochiamo il tutto, chi play-out e chi play-off, come ci toccherà a noi sicuramente. Mister, buongiorno. A proposito di segno del poi, detto dei meriti della Ternana che sono oggettivi, c'è stato un momento durante la stagione in cui ha pensato che questa rimonta si poteva concretizzare e poi... Lo so che non c'è controprova, ma senza Covid lei ritiene che questo Avellino sarebbe arrivato a combattere fino all'ultimo con la Ternana, per come ha percepito il gruppo nel corso di questa stagione? Con i sì, si ritorna sempre lì, però con i sì così ma non si va da nessuna parte. Che questa sia una squadra. Allora, la Ternana come qualità tecnica è la squadra più forte, almeno per come la vedo io. Gestita bene, belli, un insieme di cose fatte bene, dall'allenatore al magazziniere. Noi siamo una squadra costruita per primeggiare in Serie C, secondo me è stato fatto un grande lavoro da parte, ma non lo dico perché qua o perché ha scelto bene gli uomini, ha scelto bene i giocatori, ha scelto la gente adatta per fare un campionato di Serie C. Poi abbiamo avuto una serie di problemi, noi non si può quantificare se si poteva arrivare sotto la Ternana o meno, perché non c'è la controprova. Però se siamo una squadra tosta, quando siamo tutti a disposizione siamo una squadra tosta, una squadra dura, dura a morire, che era quello che avevamo in mente noi quando abbiamo iniziato a fare la squadra. Perciò non lo so, però no, un ramarico quando vedi giocare una squadra come la Ternana, vedi giocare l'Avellino nei suoi tempi migliori, quando siamo al completo, secondo me è un bel vedere in ogni caso, perciò secondo me ha vinto la squadra più forte e bisogna fargli gli applausi senza tanto girarci intorno. Mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei che naturalmente ha una grandissima esperienza sia da calciatore prima e poi da per quanto riguarda la famosa, quando si dice, la fame di vittoria, forse non possiamo trovare una Ternana, lei non pensa che possiamo trovare una Ternana sazia di questa fame forte di vittoria e gli stimoli quanto contano naturalmente in una partita del genere, soprattutto per l'Avellino che vuole riscattarsi e vuole dimostrare anche di equivalere la Ternana. E poi le volevo chiedere, sentendo anche quello che dicono i colleghi per quanto riguarda il Covid, quello che c'è stato e tutto, certo è ancora prematuro, ma lei pensa praticamente per quanto riguarda i playoff di creare veramente una situazione di bolla, perché può essere determinante? Non ho capito la prima domanda, me ne ricordo più, già mi è venuto male a sentir parlare di bolla. No, dico se la fame di vittoria pensa. Qui siamo, è un anno che siamo in bolla qua, non si risolve nulla con le bolle, ci devono vaccinare a tutti, basta. Se ne può più di sta chiusi. Io so per il vaccino subito, perché la gente ha bisogno di vivere. Non si può continuare a girare con le mascherine, aver paura di muoversi, aver paura di dare una mano a una persona. Ma che vita è? Perciò per me ci devono vaccinare, non chiacchierare. Siamo l'unico paese che siamo ancora a chiacchierare. Perciò lasciamo perdere. La fame della Ternana. Noi avremo fame, speriamo che loro, se non vengano nemmeno è meglio. No, io loro ormai, sì, ho visto il ritorno da Bisceglie, è tutta una festa, è tutto, io spero che siano rimasti tutti lì, almeno
No, a parte gli scherzi, noi è chiaro che faremo il massimo per cercare di fare risultato. È chiaro che davanti ci abbiamo una signora squadra, dovremo fare quello che abbiamo sempre fatto nel girone di ritorno, rendere la vita difficile a tutti e vedere fino a che punto arriviamo. Grazie. Prego. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come potrà incidere questo primo caldo su questo esito finale del campionato? E seconda domanda, se le dà fastidio, come vi sentite dopo la partita della Juventus e Mancavilla da parte degli altri concorrenti che hanno parlato addirittura di legali arbitrali della Rete? Caldo influisce, vedi sempre che tipo di lavoro hai fatto durante l'anno, sempre stato così e lo sarà sempre, specialmente poi se ti fanno giocare i playoff alle 4, alle 6, alle 5, ormai siamo a mano a altre cose. Poi? Appunto, volevo, no, io credo che al di là del fatto che per me l'arbitro di domenica non ha arbitrato male, per me, ma no, perché c'ha da, il rigore c'era, è inutile, poi da dove c'era noi, dalle immagini, è bravo chi capisce se aveva fatto fallo Tito o meno. Io l'ho riguardato più volte perché rivediamo la partita per vedere gli errori che facciamo e onestamente io non ho mai capito se ha fatto fallo Fabio o no. Fabio continua a dire che non l'ha fatto fallo. Io no, vabbè, io dico, poi il fatto che ora iniziano a dire tutti che ci hanno dato un sacco di rigori vuol dire che in aria qualche volta, a dispetto di tutti, ci entriamo. Minimo attacchiamo sempre in quattro quando la squadra si esprime bene, perciò io non vedo che a noi ci abbiano fatto tutti sti regali. Quello che ci hanno dato penso ce lo siamo sempre meritato in campo. Poi ognuno, io ripeto sempre quello che vi ho detto da subito, a me di guardare degli altri, di parlare degli altri, di chi si lamenta di noi, onestamente non è che me ne freghi un granché. Ma è quello il problema qua. È che Avellino, parlano tutti dell'Avellino. Si vede perché gli tornerà qualcosa. Ma a me, degli altri, onestamente, io guardo in casa mia, come vi ho sempre detto, non vado mai... Ma avete mai sentito? Una volta ho parlato del Catanzaro, che il Catanzaro è una gran... Poi mi sono trovato un articolo e lui si lamenta. È un giochino che non mi interessa. Loro si lamentano, quello gli ha fatto. Poi si dimenticano però che la partita dopo con il Francavilla forse il rigore l'hanno avuto anche loro. Perché parlano sempre gli altri di noi. Io vedo che il nostro direttore non parla mai, che il presidente nostro non si lamenta mai, che io ho detto una cazzata, una volta in un anno la posso dire, al limite una cazzata, no. Ne dicano tante tutti, la posso dire anch'io. E allora a me tutti questi problemi poi, no. La battaglia mediatica. Ma quale battaglia mediatica? Mister, volevo chiedere all'edilizio, è sembrato anche cresciuto molto fisicamente, più è diventato 1,90. Un lavoro fatto nel senso anche dal punto di vista tecnico, però la domanda era sulla posizione in campo. Mezzala, anche per fare un po' di necessità virtù, ma ritiene che questa può essere una soluzione importante anche per la sua carriera, oltre che il ruolo di esterno? Ma secondo me ancora è da stabilire dove può rendere meglio Agostino. Agostino può far bene il quinto, come può giocare bene da terzo. Ancora deve capire bene certi meccanismi. Nessuno ha mai detto che Agostino è un giocatore non adatto all'Avellino o altre cose. Anzi, Agostino è un ragazzo del 99, mi sembra, giusto direttore? Un ragazzo che inizia a conoscersi ora quello che può fare lui. D'altronde se fai tre presenze, poi stai fermo sette mesi, poi ritorni, poi è normale che abbia un minimo di cose. Poi io l'ho sempre fatto entrare, ora c'ha un po' più possibilità, la sfruttate bene, perché a Catania è entrato e se non è stato il migliore poco ci manca. Domenica ha fatto una buona gara, perché noi siamo abituati a premiare chi gioca bene. Poi chi è che vuole giocare perché vive di ricordi? Qua fa fatica a giocare.
Quindi di somma? No, di somma, Braglia e altre cose. Però questo vale per i giocatori, perché chi va in campo, per dire a Terni, se vogliono giocare con il Bari devono fare bene, perché sennò, indipendentemente, è chiaro che se hai delle alternative valide, io li levo. Funziona così, penso, il rispetto, no? Perché se te vuoi giocare giustamente, vuoi essere partecipe giustamente, però come giustamente vuoi giocare, io ti giudico la prestazione. Te la prestazione non me la dai e io ti rilevo. Dice, solo una cosa, è vero che ti penso sempre una partita alla volta e una della settimana, però poi dopo sei in Bari, sono comunque due partite fondamentali, chiaramente lo sono, in ottica di esame di maturità, di esame delle proprie forze, di secondo posto, cioè sono varie componenti, no, mi immagino lei tenga in considerazione. Sì, io sono partite da playoff. Sono partite in dove te ti puoi preparare, avere una certa mentalità, un certo atteggiamento, una visione tattica. Sono partite che ti determinano una stagione, e se le fai bene siamo tutti felici, se le sbagli mamma mia. Perciò bisogna prepararsi bene, e fare due grandi partite e vedere quello che succede. Noi è chiaro che abbiamo tutte le intenzioni di tenerci quello che abbiamo conquistato con i sacrifici, questo è poco ma sicuro.